eccoci qua con una nuova serie di video Hitman 2 su PS4. Cominciamo una nuova serie, amici. Ve l'avevo detto che sarei approdato presto su PS4. Eccoci qua, partiamo subito. Hitman 2 su PS4, grande gioco sicuramente. Siamo pronti a cominciare, ragazzi. Una nuova fantastica avventura. Un gioco che sarà fantastico sicuramente. Sicuramente. E allora partiamo subito, ragazzi. Hitman 2, make the world your weapon. Fai del mondo la tua arma. Già soundtrack spettacolare. Allora, ovviamente è la prima volta che avvio il gioco, quindi dichiaro, sì, fammi dire la breve che nessuno legge. Come sempre, è la prima volta che gioco, quindi connessione in corso. Partiamo subito, prima avventura. Non ho idea di che cosa non ho idea di cosa succederà. Cosa dobbiamo aspettarci da questo gioco? Sicuramente un grandissimo gioco, una grafica spettacolare. Io sono rimasto con Hitman 2 Blood Money su PS2, quindi ho fatto un salto veramente enorme. Uscirà Hitman 3 su PS5 sicuramente. Noi partiamo con questo walkthrough, ovviamente sarà un walkthrough, tutte le puntate, tutte le missioni. Come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento, attivate la campanellina per essere sempre aggiornati, mi raccomando. E partiamo. L'introduzione. Ecco. Siamo a mare. The story so far. Agent 47 and his handler Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. Sì. When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client, things take an unexpected turn. All their targets have been operatives in an invisible organization known as Providence. Ah, Providence. Providence has infiltrated the highest echelons of power and secretly owns our world. Sì. The Shadow Client wages a silent war against them. And so the Constant, Providence's enigmatic controller, seeks Diana out. His request: track down and eliminate the Shadow Client. In return, he offers something irresistible. The truth of 47's lost origins. Che non lo sappiamo. Neither know that the man they hunt is 47's childhood friend. And unlike 47, he remembers everything. Perché ricordiamo che 47 è stato fatto il lavaggio del cervello, per chi non lo sapesse. Lui non sa niente del suo passato. È una specie di uomo potenziato, praticamente, Hitman. C'ha il tatuaggio sulla nuca del codice a barre. Le ultime due cifre del codice a barre sono 4 e 7, appunto, 47. Da qui il suo nome. Eccolo, è lui. Sembra diabolico, vestito così, però. Ah, benvenuti, siamo a mare. Eccoci qua. Ah, grafica spettacolare, ragazzi. At the location. No hostile presence. Understood. Alma Raynard's house is just up the beach. Our intel indicates that she and her team are laying low, most likely planning the militia's next strike. Raynard is one of the Shadow Client's top lieutenants. Sì. And yet she's not a target. Not yet, anyway. She's no doubt high on our client's list, but for now, it's information we seek. Sì. Infiltrate the house and get us a lead on the Shadow Client. Up for some B&E, 47. On my way. Siamo pronti. Allora, partiamo subito. Trova un modo per entrare nella casa. Che è quella. Allora, dobbiamo entrare in questa casa. Intanto non conosco neanche i comandi. Vediamo che fa con i tasti X niente, quadrato niente, cerchio niente, triangolo niente. Non fa un cavolo. Ah, con L1 corre. Ok. R1, niente. L2 fa uno zoom. R2, niente. Ah, ok. A bottola, eccola qua. Ah, ok, col tasto sinistro mi fa vedere l'inventario. Abbiamo a bottola. Cavo di fibra che c'è da sempre, la moneta per distrarre i nemici e basta, abbiamo tre cose. Freccia su, niente, ci siamo armati. No, posala. Freccia giù, niente, freccia a destra, inventario di nuovo. Ok, ci siamo. I comandi sono semplici semplici per adesso. Però non so come si abbassa, come si accovaccia. Hitman, come 47, come fai ad accovacciarti? Abbandona la zona della missione. Ah no, di qua, no, ho sbagliato, questo è il posto per andarsene. No, chiedo scusa, non volevo andarmene. Furtività. Premi
Che tasto è? Non vedo bene. Cos'è? Ah, questo. Ok, perfetto. Ok, i comandi sembrano semplici. Però così mi vedono, cioè, sono in mezzo al nulla. Cioè, solo sabbia, almeno là c'erano le... i cespugli, insomma. Eccoci qua, bella casetta. Ci starei volentieri, questa casa. È isolata, come piace a me. Silenzio tombare. Vai, vai a pescare e mangi. Ti fai il pesce arrostito. Le cose. Ah, quando entriamo nei cespugli si creano questi. Si è creato quel cerchio, avete visto? Eccolo lì, quello di nuovo. Equipaggia la pistola. La pistola. Fatto. Distruggi la telecamera. Tieni premuto L2 per mirare, premi R2 per sparare. Quella? No, ho sbagliato. Ok, quindi piano piano ci sta spiegando come funziona il gioco. Good aim. Now, according to the local home security provider, the house is equipped with multiple cameras placed around the perimeter. I suggest you get rid of them, 47. Grazie. Per caricare come si fa? Ricaricare l'arma? Non si sa. Vabbè. Scopriremo solo vivendo. Allora, adesso ci sono tre telecamere dentro, quindi... ho visto una luce rossa lampeggiante. Forse era un'altra telecamera. E qua c'era un'altra. L'ho vista bene. Perfetto. Ho visto una cosa rossa che lampeggiava. Sono ovviamente delle camere a circuito chiuso, infrarossi, quindi si vedono anche di notte. Ok. Vediamo un po' che dobbiamo fare. Dobbiamo entrare da casa, però cerchiamo di entrare. Magari se ci fosse una scaletta, un modo di arrampicarsi al primo piano direttamente, non mi dispiacerebbe. Ci sarà qualcuno sicuramente. Mi ricordo che si poteva guardare allo spioncino della porta. In Hitman Blood Money. Qua non c'è lo spioncino, quindi non possiamo. Allora, non mi hanno visto. Chi è? Ah, sono io. Lo specchio, mi è venuto un infarto. Come svolazzava sta cosa? Sentivo dei passi, invece non erano passi. C'è lo spioncino qua, no? Neanche qua. Vabbè, noi facciamo il giro di tutta la casa. Attenzione alle telecamere. Dovrebbero essercene altre. Ecco, là c'è un altro. C'è un altro che non mi sta inquadrando, però, per fortuna. Ok. Non so come si ricarica la pottola, non so come si ricarica. Infatti mi fa, c'è un punto esclamativo vicino alla pistola e mi dice ricarica, vedi che stanno finendo. Entra. Ah, novità, ci si può nascondere dentro le cose. Hitman Blood Money non si poteva fare questa cosa. Entrare dentro gli armadi, dentro i cassonetti per nascondersi. Potevi metterci solo i cadaveri, qua invece puoi anche nasconderti. Ok, vediamo da questa parte. Le camere non ne vedo, ci sarà un modo per arrampicarsi qua, può essere. Vediamo. Potrebbe darmi una specie di... come dire, di... indicazione. Ecco, no, questo cos'è? Ah, per saltare, no, io non voglio saltare là. Qua ci sono delle camere. Vedete voi? No, non ci sono delle camere. Allora, non so se c'è... qua c'è il garage. Possiamo entrare? Tieni premuto... R1 per usare l'istinto. You should be able to jimmy open the garage door with a proper tool. Why don't you search the pool area 47? Area della piscina? Ok, con R1 c'era, sì, c'era anche lì questa funzione, in Hitman Blood Money. Tieni premuto R1 e ti fa vedere. Fai la visione da spia, praticamente. Ha detto di esaminare la zona della piscina. Andiamo. Facciamo come dice la nostra cara Diana. Sono delle cose di gas, non possiamo fare niente. Vediamo, esaminiamo. Ah, c'è qualcosa lì. Non l'avevo visto, che cos'è? C'è la roba qua. Che cos'è? Un grimaldello, un cacciavite. Perfetto. Possiamo usarla anche come arma? No. No, l'ho lanciato. No, non si può usare come arma. Ok. Perfetto. Cacciavite per fare che? Le porte sono aperte. Ah, per aprire, certo, mi ha detto esamina, guarda c'è qualcosa per forzare la cosa del garage. Quindi possiamo accedere dal garage, tranquillamente. Per riporre un oggetto, la freccia su. Ok, se lo vuoi tirare fuori all'occorrenza, come si suol dire. Ok. Lo seguiamo. Gioco fino adesso, dice, non hai visto niente, che caspita ne sai. Lo so, però, tanto bello. C'è una cosa strana qui, cos'è? Sarà il coso dell'impianto elettrico. Manda in cortocircuito la centralina. Infatti immaginavo. Col cacciavite la apre.
Ok, porta aperta. Porta di garage aperta. Perfetto. Bodies. C'è uno, c'è gente male morta. And female. Un uomo e una donna. Early 30s. Sui 30 anni. Executed. I see them. Sì. Poor bastards. Looks like Raynard's grisly handiwork, all right. She was never shy about collateral damage. The owners? Don't think so. The house is registered to a non-existing... Ah, scusa, non volevo interrompere. ...environmental NGO. This feels more like identity theft. Like you, Raynard is known to use disguises. Keep looking, 47. Nothing we can do for these people now. Sì. Come faceva alzarsi così? Perché non mi fa aprire? La bottola, però non mi fa aprire, dice apri ma non mi fa... Ah, ok. Masks. Rope. Maschere. Chloroform. Looks like another kidnapping. I wouldn't put it past them. The shadow client is nothing if not industrious. Why is he doing this? Clearly, he has an axe to grind with Providence. Big enough to surround himself costose with murderers and terrorists. Big enough not to care who gets hurt in the process. He believes he's doing the right thing, I suppose. Just like everyone else. Quasi vuoi entrare qua dentro? Allora, abbiamo dato il cloroformio, che sappiamo essere un veleno molto potente. Vedo che cos'è. C'è scritto? La batteria per macchina. Che dobbiamo fare sta cosa qua? La puoi nascondere nella giacca? No, questa non si può nascondere, ma a me frega niente la batteria. Oh, oh! Aiuto, chi è? La batteria assassina. Allora, questi poor bastards, ha detto. Allora, a me serve però... tubo di piombo, non è un piede di porco, ho sbagliato, però abbiamo anche una chiave inglese. Può servire per raccoppare qualcuno, però mi prendo il cavo di fibra. Perché lo possiamo usare per... Forse in questa missione non ci sono nemici, infatti in modo che... Cos'è, cos'è? Cos'è, una bombola? Che dobbiamo fare con questa bombola? No, non mi interessa, basta, non la voglio. Oh, mi è tutto sto casino fatto, eh. Qua c'è un... qua c'è un'altra porta dove si poteva entrare. Questo cos'è? Apri. Mancante. Non sei in possesso dell'oggetto necessario per aprire, per compiere questa azione. Ho un piede di porco o un grimaldello. Non abbiamo niente. Non abbiamo niente. Ma scusa, un piede di porco. No, non è un piede di porco, giusto. Ma che è in inglese? Cosa c'è qui? Chi è sta cosa? Una cosa. Cibo, che è? Posso aprire per i cani? Mangiare dei cani? Qua cosa c'è? Pieno di roba. Questo che cos'è? Allora, prendiamoci tutte cose. Mi interessa. Altra cosa per cani. Non dobbiamo prendere. Sono delle voci. È un acquario. Cos'è l'acquario? Avvelena. E avveleniamo. Colla. A fine dicono, ah, questo è un veleno per topi, eh. E cos'è questa specie di bustina? È una busta che è un veleno per topi. Azione illegale. Che significa? Che non posso farlo? Non devo farlo? Avvelena lo zucchero? Va bene, avveleniamo, dai. Con la fiala di cloroformio, avveleniamo. Avveleniamo. Devo cercare altre informazioni, vediamo qua. Qua c'è un apprimente per il maxi schermo. Ma c'è uno. Ah no, è solo il cappello, può già mai ci fosse qualcuno. Andiamo al piano di sopra, vediamo cosa c'è. La lampada come quella di mia mamma, ce l'ha uguale nella camera. Anni 80. Qua c'è la macchietta, il caffè, no, che cosa c'è? Oh, chi è? Aria scoperta. Scrivania. 47. That computer. See if you can't access it. Encrypted. Assuming there's a key, Reynard wouldn't just leave it lying around. C'è una password. Wait. According to the floor plan, the room you're in should be a lot bigger. There might be a concealed space behind the wall. Check for hidden panels, 47. Controlliamo con l'istinto. Allora, dice che questa stanza dovrebbe essere molto più grande. C'è qualcosa di nascosto, tipo qua. Interagisce. C'è una specie di... Ingegno. This should be interesting. C'è un sacco di roba. Cosa c'è qua? Distruggi le registrazioni. Subito. Facciamolo immediatamente.
perché poi se ci hanno ripreso. Nicely done, 47. Should allow you to move more freely. Il grimaldello, quello che c'è prima. A chiave di sicurezza. For the office computer, no doubt. Armi. Posso raccogliere? Iniziamo, posso raccogliere le armi. No, olio. Tutto mi fa prendere. No, olio e coltello. Ecco qua, coltello. Posso portarmi tutte cose? Via, tutto mi prendo. Via, non mi interessa cos'è. Tutto mi prendo. Altre cose dove se le infila, vorrei capire. Vedi, questo dove lo mette? Ah, dietro. Sì, perché è realistico. In Hitman e Blood Money prendevi le armi e le nascondeva sotto la giacca. Non si capisce dove le metteva. Le armi pesanti. Queste cos'è? Granate, che sono? Tutto. Mette, pure una katana. Ah no, però giustamente una cosa in mano la tiene. Come si fanno a buttare gli oggetti? Basta, non la voglio più. Ecco. Area ostile. Questa? La stessa cosa. Non puoi metterla da parte perché c'è l'altra. Allora buttiamo via anche questa. No, come si fa a buttare? Non voglio sparare. Come si fa a buttare via un oggetto? Non lo so, comunque, non lo voglio più questo coso. Come si fa a buttare? Ah, lascia col triangolo. Ok. Questa però. Cosa c'è qua? Ah, c'è le fogne. Ci sono le fogne, vediamo un po' cosa c'è qua. C'è una specie di. Ah no, la porta dovevamo prima, niente, non ci interessa allora. Allora non ce ne frega niente. Proseguiamo. Area ostile. C'è una sigletta, tipo sportivo, questo qui. Raccogli. E che devo fare questo coso? Me lo sono preso. Che cos'è? Fammelo vedere. Un... che cazzo è? Dove se lo mette? Non vogliamo saperlo. Ogni volta viene un colpo con queste voci, in realtà è la televisione. Lo seguiamo, qua c'è un'altra cosa. Un'altra porta. Ma quanto è grande sta casa? 260 metri quadri. Enorme, la vorrei io. Ce l'avrò. Ah, siamo usciti fuori, in realtà è una specie di terrazzino. No, è proprio un terrazzino, non una specie di terrazzino. Ma c'è un altro piano qua, addirittura. Sarà la terrazza, vediamo un po'. Ma secondo me c'è qualcuno. Non credo ci sia qualcuno in questa missione, forse per farci prendere confidenza col gioco. C'è un obiettivo lì. Ah, dobbiamo andare. È la cosa del PC, vero? Ci serviva la chiave. Questo è cos'è? Avvelena la stanza. Ah, ok, per avvelenare non ce ne frega niente. Proseguiamo. Andiamo dove c'era il computer prima. Comunque vestito così è troppo faigo. Il nostro caro 47 vestito così. Ci sta bene. Tutto questo baradan, questa specie di muta che si è messo sembra un Power Ranger, però gli sta bene. Cerchiamo. La chiave ce l'abbiamo. I'm in. Hurry. I'm detecting movement up the road. A motorcade, possibly Reynard's. Uploading the data. 22:47 tra l'altro. Sempre 8:47 che ritorna. Nothing on the shadow client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows whom she's working for. No aliases. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. And by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. And you can't wait to tell him. Arriva gente. They're back. Multiple hostiles. Maria. Damn. We've got what we're going to get. Go to stage 247. Eliminate Reynard, and preferably without raising suspicion. One step ahead of the shadow client for once. Let's keep it that way. E dobbiamo ammazzare questo. Tutti con la coppola, che sono siciliani. Thought this night would never end. What a snob fest. And I even missed out on the action. I'm sorry you had to endure all that free champagne and cello music, Orson. Attenzione, una bella signorina. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. Ok. Allora, elimina Alma Reynard. Allora, noi gli abbiamo avvelenato il coso, quindi prima o poi lo berrà. Prima o poi berrà quel coso, io gli ho messo il veleno dentro. Si è tolta la coppola. Il problema è uscire, che andare al piano di sotto non si può. C'è un altro sistema per andare al piano di sotto.
Non è che sarebbe male. Eccola qui. Chi è Max? Io non ho visto nessun animale. Che c'ha? Oh, non ho visto nessun animale. L'ho detto prima. Cane, la iatta, non lo so che cosa c'ha. Aria ostile. Eh sì. Allora, lei adesso si berra quella roba lì. Se non se la beve qualcun altro. Lei sa di bere. Vabbè, che da qua non possiamo uscircene. Poi ci sono le guardie. Sono questi due che parlano di nuovo, parlavano prima. Facciamoli parlare. Ecco. Allora lei si sta bevendo, si berrà quella cosa prima o poi. Ma poi se la deve bere quella cosa lì. Allora, questi continuano a parlare. Vediamo di ragionare un pochino su cosa dobbiamo fare. C'è troppa gente. Purtroppo non si può scendere e non posso saltare di sotto. Purtroppo, che te salterei giù. Non c'è neanche un tubo, una cosa per scendere di sotto. Oh, sta arrivando. Chi è questo che vuoi? Ah no, sta girando. Questo non sale qua. Non ci beccano. Ok, di qua non salgono questi, perfetto. Di qua non ci salgono questi. Stanno scendendo appena di sopra. Quei due si sono separati. No. Si sono separati, non ci hanno visto, non ci vedono. Ok, mettiamo il cloroformio nell'impianto. Non mi hanno visto, non mi hanno visto, continuano a non vedermi. Meglio, fate gli affari vostri. Ecco, qua ce n'è uno. Se questo se ne va, io volevo andare da quella parte, però c'è lui. Ah, quella beve. Vabbè, che io voglio andarmene. Di qua posso scendere. Cosa c'è qua? Attizzatoio. E che caspita è? No, ho fatto rumore. Dice, ho sentito un rumore. No, niente. Allora, se questo se ne va, questo è insospettito. E se ne andasse questo rompiscatole da qua, io non scendere di qua. Non mi fa scendere, mannaggia. Ah, di qua posso scendere. Ecco, se se ne va questo rompiscatole, io scendo. Vattene. Te la sa, poco si beve il coso e muore, vattene. Ok, se n'è andato. Niente, niente, non c'è nessuno. Ok. Direi che... Ah, quello lì, mi sembra un pelo, ci siamo salvati. Quella, io gliel'ho messo il coso nella spremuta. In quella roba strana che doveva bere. Qua siamo assolutamente invisibili. Speriamo che se la beve che muoia presto quella lì. Mi sembra che si stia sentendo male. Ok, si è piegata, sta morendo. No. Che fa? Sta raccogliendo qualcosa forse? No, che fa? A 90. O qualcuno che sta facendo qualche cosa e non ce lo fanno vedere. Oppure vomita. Comunque, in ogni caso, dovremmo essere... Minchia, ma c'è altra gente qua fuori? Convinto che non ci fosse tutte queste persone. This is a problem. Quella non lo so che sta facendo. Io comunque gli ho avvelenata la roba lì, eh. Vediamo un po', chiave di sicurezza, vittime di omicidio, presa dalla morta, sembra essere un'esecuzione, colpi segnati, quello l'abbiamo visto. Quella è ancora piegata a 90, non so che sta facendo in quella posizione. Allora, le telecamere le abbiamo disattivate, la bottola ce l'abbiamo carica. Si
sente male, sta vomitando. No, si è ripresa. Io gli ho messo il veleno per topi là dentro, quindi dovrebbe morire. Io sono nascosto, quindi sicuramente dovremmo fuggire di qua, forse da dove siamo arrivati, quindi da quella parte lì. Quindi in ogni caso è meglio spostarsi da quel lato senza essere visti. Mi confondo di volta con L1 e R1. Salvataggio. Ok, ha salvato la partita, meno male, quella è salita al piano di sopra, però... E vorrei liberarmi di questo e travestirmi da guardia, però... Vediamo un po' se riusciamo. Col cavo di fibra. E magari ci liberiamo di questo qua. Non so che tasto bisogna usare. Quadrato. Ok. A posto. Mettiamolo qua, dove non lo vede nessuno, e ci travestiamo. Ok, evita le persone contrassegnate con un cerchio bianco ed entreranno sospetto del tuo travestimento. Tutte, praticamente, tutte quante, tranne lei. Da cosa mi sono travestito? Comunque, la cosa lei... Continua a ignorarci. Questi non si potrebbero sospettare, mannaggia. E sono qua di fronte, inizio ora li ho visti. Li ho visti completamente questi due. Vorrei liberarmi di tutti questi, veramente. Volevo strangolare anche lei, però non mi posso travestire da guardia, mi riconosco. Alcuni sì, quello per esempio non mi riconoscerebbe vestito come sono. Boh, e a come capita. Ma come capita, Vorrei ammazzare quello, questi due non si muovono di là. Se si muovessero. Non si muovono, no, sono là impalati, non si muovono. Boh. Sono là impalati, non si muovono. Non li schioda manco. Niente da fare, no, non ne vogliono sapere. Questi. Sono in due. Che? È lì. Allora, stanno parlando di qualche cosa. Droni. Parlano di droni. Poi c'è troppa gente, non posso fare niente, mannaggia la miseria. Non posso fare niente. Troppa gente c'è. Troppa gente. No, no, I get it. Everyone's expensive. Ah, non si muovono, eh. È una cosa incredibile. Se quello se ne andasse e lei rimanesse lì, dovrei sparargli da qua. Spararle, anzi, non sparargli. Spararle, anzi, facciamo una cosa. Prendiamoci la bottola. Non questa, l'altra mia, questa. Armiamoci. Se quelli se ne vanno... Se questi se ne vanno, io gli sparo in testa a lei. Ammazziamo subito. Nessuno sente niente. E questi due se ne vanno. Lei è affacciata, è perfetto da qua. Se questi due se ne vanno, rompiscatole che non sono altro. No, se n'è andata lei.
niente. Niente da fare. Però questo una cosa, questo gli lanciamo la monedina, vediamo se ci riusciamo, gli lanciamo una monedina lontano. Scusami? No, niente, no. Non mi occupare, non è successo niente. No, non è stata una buona idea. Ma quella è morta, che stanno facendo? Ah, si sono messi la tagliata sulla panchina. La monedina ha trovato questo. Niente, non ha funzionato il piano della monedina. Si è rimesso lì quello. Non ha funzionato, riproviamo. Allora, e questo ce lo siamo tolto davanti. Anche questo. Entriamo furtivamente. Un po' che cosa possiamo fare. Ok, questo è insospettito, ho sentito. Vado a controllare, c'è stato un rumore, vado a controllare, dice. Hey, you piece of shit. No, don't do that. Ok, devo nascondere il corpo qua dietro. Siamo al piano di sopra. Ok ragazzi, stiamo proseguendo. Dopo stiamo usando una tattica un pochino, come dire, un pochino difficile da attuare. I due sono coricati. Si sono coricati questi due. Qua non c'è più nessuno. Su questo piano
Non dovrebbe esserci più nessuno. A parte loro due che sono nella stanza da letto. Qua c'è un altro. Questo me l'ho dimenticato. Vabbè, questo è là fuori. Stanno dormendo. Potrei sparargli a tutte e due. Sono entrato nel loro camerino. C'è la vasca da bagno. Se gli sparo tutte e due, che cosa succede? Vediamo un po'. Ok, fatto. Localizza l'uscita. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo ammazzato nel sonno. Possiamo andarcene. Allora, stanno ispezionando la zona, noi ci siamo allontanati. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo ammazzato nel sonno. Là c'è l'uscita, il problema è arrivarci fino a là. A quanto pare anche la spiaggia è sorvegliata. Quelli non me li segnala, questi qua non me li segnala. Sono nascosto io. Non mi possono vedere. Ok ragazzi, missione compiuta, l'abbiamo ammazzato mentre dormivano, anche quello accanto, casomai si svegliava. Abbandonando la zona della missione. Ah, posso uscire di qua. Ok. The Mercs have discovered your boat, 47. They're on high alert, combing the beach for intruders. Sì. Quindi hanno visto la mia barca. Perché si è sfocato così? Io non vedo niente così, non mi fanno vedere. Non capisco niente in questo modo. Corpo rinvenuto. Ok, mi stanno cercando. Cioè, non me, cioè un possibile intruso stanno cercando. Ok, adesso ci vedo. Era sfocata l'immagine. Restiamo qui un attimo. Tanto loro nei cespugli non ci passano. Sono nascosto, quindi non dovrebbero vedermi. Ok, devo andare dritto verso di là. Senza farmi vedere, logicamente. Ok, facciamo piano piano. Piano pianino. Ok. La mia missione è andata un pochino così, ragazzi. Abbiamo dovuto agire. Ci abbiamo messo un po' di tempo. Quindi ovviamente adesso ce ne andremo. Questo non mi ha visto. Ok. Siamo salvi? No. Un diversivo rumoroso. Là mi segnala qualche cosa.
No, fino a là devo andare. Ma che rottura di scatole. Che devo fare? Un diversivo rumoroso. Fino a là devo arrivare. Forza, fino a là devo arrivare. Già sono arrivato fino a qua, devo arrivare fino a là. Ma che rottura. I gabbiani. Ma cosa devo fare, scusa? Cosa dovrei fare? Diverso bello rumoroso, ma che cosa dovrei fare? E come ci arrivo lì, soprattutto, senza farmi vedere? Piano piano ci siamo arrivati. Cos'è che dobbiamo fare? C'è una tanica di benzina. Mi pare di capire che c'è una tanica di benzina. Invece, cosa è successo? È scoppiato tutto. Stanno andando tutti ad accorrere. Accorriamo presto. Giustamente stanno andando tutti a controllare. Che è successo? Che succede io? Guarda come corrono. Ok, questo è il momento. Ancora no, aspetta. Appena quegli altri passano. Ecco, appena questi qua, quell'ultimo se ne va. Io parto. Vado, via. Non ci hanno visto, non ci hanno visto, non ci hanno visto. Corri più veloce. Forza, forza. Siamo quasi all'uscita. Non ci sono accorti di niente. Ah, ci sono dei segnali visivi. Ok ragazzi, la prima missione è stata completata. Eccoci, siamo salvi. Come si sale qua? Oh, voglio andarmene. Ok, è andata ragazzi. Prima missione superata. Non ci hanno visto. Abbiamo avuto un po' di difficoltà già con la prima missione, ma è la prima volta che gioco, abbiate pazienza. È andata ragazzi, prima missione superata. Trofeo guadagnato, infiltratore. Ah, qua ti fa vedere tutte le cose che hai completato. Potevi fare, dice qua, potevi fare tante altre cose. C'ho tante possibilità. Ok ragazzi, eccoci qua. Abbiamo guadagnato già le prime malus necessarium, male necessario, il latino. Completata. Ok. Perfetto. Ok ragazzi, io fermarci qui con questo primo video. Un saluto a voi da Marshall. Ciao.